Ben ritrovati, amici, nel mio salotto. Quest'oggi per me è un grande onore e un piacere ospitare un grande scienziato, oncologo di fama internazionale, direttore dello Sbarrow Health Research Organization di Filadelfia, il professore Antonio Giordano. Benvenuto. Grazie, grazie per l'invito. Come va innanzitutto? Eh, abbastanza bene, così un'estate splendida anche se calda. Eh. Calda. Quindi, Però l'importante è essere gioiosi e briosi sempre. Come sempre, la, diciamo che la. È la, è, è la cosa più importante riuscire ad affrontare qualsiasi situazione ma col sorriso sulle labbra assolutamente sì tantissimi sono stati sono state i lavori scientifici, le ricerche eh, ovviamente per combattere the unknown il cosiddetto sconosciuto questo cancro che comunque sta facendo male sta facendo male a tante persone e tra l'altro proprio in questo momento c'è stata una novità ovvero, um, una, eh, ovvero la ricerca soprattutto su una protezione capace di sanare ovviamente eh, le cellule malate e quindi eh, c'è stata la cosiddetta riparazione del DNA. Sì. Che cosa sta questo succedendo? Lavoro, Quali sono le soluzioni? Eh, questo è uno splendido lavoro di un gruppo di eh, ricercatori napoletani eh, che hanno lavorato su più poli, diciamo su quello internazionale di Filadelfia, sull'Università di Siena, ma anche sul Centro di ricerca oncologico di Mercogliano che è un istituto che io contribuì a creare nel 2007 per permettere ai giovani ricercatori di poter rientrare in Italia e con orgoglio ho visto che circa eh, 30-40 ricercatori lavorano in questo istituto eh, dove ci sono anche altri eh, importanti eh, scienziati come il professore Boudillon, Normano, il direttore scientifico. Che il professor Gerardo Botti, salernitano anche lui, ecco. salernitano anche lui quindi mh, eh, si è creato questo centro che è assimilato adesso e sotto diciamo, l'organizzazione eh, dell'Istituto eh, Poli Napoli Pascale. Ecco. E questa proteina è stata scoperta appunto da questo mio gruppo, eh, dottor Luigi Alfano, eh, e, eh, che eh, è riuscito a determinare questo meccanismo importante di, queste, eh, di questo gene che è in grado di eh, riparare eh, il nostro DNA. Come noi ben sappiamo il nostro DNA eh, può eh, avere delle fragilità, queste fragilità dipendono da stili di vita, dipendono dall'ambiente eh, e noi abbiamo, il nostro organismo, questa capacità di poter riparare questi danni che noi abbiamo. Ed è importante anche lo sport perché c'è una grandissima novità in questo momento, c'è cioè la possibilità di ridurre l'incidenza appunto degli infortuni nei calciatori eh, andando proprio ad intervenire sui geni. Beh questo è un lavoro che noi abbiamo iniziato circa 5-6 anni fa, è interessante perché anche se non è la mia eh, area di ricerca principale, eh, io non ho fatto altro che applicare quello che erano eh, le nostre scoperte nel campo dell'oncologia, quindi noi... Eh, associando la scoperta nel campo dell'oncologia, la passione per lo sport, per il calcio e quindi anche il tifo per eh, il Napoli e anche le altre squadre della Campania, sia ben chiaro: tutto quello che è Campania eh, eh, fa parte del mio tifo, della mia passione, del mio affetto. E, eh, e quindi abbiamo iniziato questo lavoro con eh, il professore Alfonso De Nicola, eh, adesso con il, eh, il professore eh, Canonico. il... Eh, dottor D'Andrea e eh, eh, abbiamo siamo riusciti a ehm, determinare alcuni parametri importanti, cioè eh, a livello genetico esistono delle, dei geni che controllano alcune funzioni importanti del nostro organismo come la rigenerazione dei tessuti, come la produzione di acido lattico, come il controllo dell'ossigenazione del, eh, dei tessuti attraverso il, no, attraverso l'irrorazione del sangue in maniera, in maniera corretta eh, e, eh, e quindi eh, si è visto che se esistono dei piccoli danni eh, diciamo di questo eh, DNA possono essere delle indicazioni in un soggetto eh, che eh, fa sport in maniera competitiva a eh, sviluppare eh, delle, degli infortuni quindi noi riusciamo attraverso questo a poter dare delle indicazioni Ehm, importanti per prevenire ehm, gli infortuni e dare una longevità maggiore al, ehm, ai nostri atleti. E infatti, noi quest'oggi abbiamo qui proprio anche il pallone, simbolo. Sì, questo è un, è un regalo del, eh, del eh, Calcio Napoli, della eh, famiglia De Laurentiis, in particolare di Edoardo De Laurentiis, vicepresidente. Del Napoli, che ogni anno eh, mi fa una donazione prima del campionato del pallone originale, diciamo del, eh, del campionato che io eh, eh, porto negli Stati Uniti perché la prima giornata di campionato noi organizziamo anche una partita tra medici italoamericani, ricercatori italoamericani e quelli. Eh, americani proprio, eh, eh, per beneficenza. Per beneficenza, per ecco. beneficenza il, il ricavo va alla, a, a chi soffre di eh, eh, patologie tumorali, specialmente nell'infanzia. Nell Bisogna sempre credere nella beneficenza e soprattutto dare la possibilità anche a chi sta all'estero, questi italiani che stanno andando all'estero, tanti sono i ricercatori, io mi batto molto su questo perché qui abbiamo davvero delle eccellenze, però poi vanno tutti via, in che modo possiamo eh, anche scuotere le coscienze anche delle istituzioni? E in un certo qual modo lei ha abbinato la ricerca anche alla, alla cosiddetta denuncia, ad una denuncia importante perché noi qui viviamo in una terra di fuochi, una terra che eh, ci sta devastando e, e diciamo che il, eh, i tassi sono anche molto alti di mortalità anche infantile e questa cosa non va assolutamente bene, quindi dobbiamo scuotere ancora di più. Certamente il ruolo importante anche della comunicazione corretta e scientifica. E, e come lei ha detto mh, rifletto un po' quello che è la mia missione. Sì è vero che io svolgo un lavoro nello sviluppo di tecnologie per la eh, scoperta eh, di metodi per la diagnosi precoce dei tumori e per nuovi protocolli terapeutici, però a me non sfugge quello che è l'applicazione la, diciamo, immediata di tutto questo. Noi dobbiamo cercare di controllare le patologie prima che le patologie diventino incontrollabili. E quindi dobbiamo andare a intervenire nelle situazioni dove c'è criticità, problema ambientale, problema gravissimo, perché il 90% delle patologie che affliggono l'umanità nascono appunto dall'insulto ambientale e dai scorretti anche stili di vita. Quindi questa sinergia quasi letale porta da un lato a... Eh, diciamo, all'aumento di, 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 di patologie che tanti anni fa erano patologie rare eh, e dall'altro poi eh, eh, ci mette una condizione anche di, eh, di eh, debolezza ecco, se non si interviene in maniera appropriata. I giovani, giovani altro argomento eh, che eh, ci tocca da vicino, sì. tocca da vicino un po' tutti perché eh, è incredibile che è nel io ho citato proprio all'inizio il lavoro scientifico fatto a tutti i ragazzi napoletani a cui eh, il mio impegno eh, è stato quello di poter dare loro la possibilità di poter lavorare nella terra natia. Ed è interessante che, avendo quel minimo di supporto anche dall'estero e anche dal, eh, dal, dalle istituzioni italiane ha fatto sì che eh, questi ragazzi potessero svolgere questo lavoro eccezionale ma anche il lavoro per esempio, applicativo sulla, sul DNA sulla, la, la, sugli infortuni nasce da delle menti eh, di giovani italiani ed è, è invidiato da tutto il mondo, ha differenti applicazioni differenti target sempre per migliorare eh, la salute umana e per, portare, per portarci a raggiungere quella longevità che noi tanto seguiamo Quindi, e noi dobbiamo continuare assolutamente in maniera instancabile, come fa lei, in maniera e con briosità, anche, perché sono argomenti importanti e noi dobbiamo eh, cercare di, eh, di fare, di portare avanti queste, eh, questi argomenti, ma mantenendo l'interesse eh, e, eh, e il morale elevato di chi eh, vive queste situazioni. E infatti dare sempre una speranza a chi in questo momento ci sta seguendo perché tante sono le domande che vengono poste, mi sto affidando al medico giusto, magari eh, proprio eh, il luogo di cura può essere importante per combattere il cancro, queste sono le, le domande insomma, più frequenti eh, che io pongo adesso a lei. Noi abbiamo bisogno di punti di riferimento professionali, noi dobbiamo anche combattere quello che eh, in, certi, in molti casi è anche la speculazione. Nel, nel campo oncologico, eh, ecco un altro ta tasto importante che stiamo toccando. Quindi abbiamo bisogno di eh, eh, una massa critica a livello istituzionale, a livello professionale, di professionisti che possono offrire eh, un servizio eh, importante a chi soffre e poi iniziare a educare alla prevenzione, è quello che manca, cioè, eh, non ci sarà nessuna struttura all'avanguardia, non ci sarà nessun professionista brillante o ricercatore brillante eh, se noi arriviamo in situazioni in cui è, è un de profundis per chi soffre. Il cancro è una patologia che eh, si curerà e si controllerà come si cura e si controllano le patologie, le patologie cardiovascolari e il diabete attraverso una prevenzione perfetta e noi con la medicina di precisione con la medicina personalizzata, eh, stiamo arrivando a conoscere quali sono eh, i danni che noi subiamo. Ecco, quali sono anche i trattamenti che il paziente eh, non deve mai sottovalutare, anzi? Prima di tutto noi dobbiamo eh, cercare assolutamente di eliminare i danni eh, che noi subiamo. Il nostro organismo è un organismo ed eh, è una macchina incredibile, estremamente sofisticata. Noi sviluppiamo una cellula tumorale al secondo. Pensate quanta... Eh, abilità e quanta eh, eh, precisione, quante difese il nostro organismo riesce a mettere insieme per poter eh, farci vivere in maniera perfetta. Però andando a insultare continuamente questi, questi bersagli all'interno delle nostre cellule, noi non eliminando il danno non, non arriveremo mai a poter eh, essere, eh, raggiungere quello che noi sogniamo, eh, immortalità e longevità e una qualità di vita elevata. Quindi noi dobbiamo assolutamente prima di tutto eliminare il danno, quindi evitare determinate situazioni che danneggiano il nostro DNA. Chiaramente esistono degli individui che hanno una fragilità genetica più di altri, quindi chi subisce dieci colpi può sopravvivere, c'è cioè chi ne subisce due e c'è la patologia che, va, che emerge. E oltre all'ambiente sono gli stili di vita. Prevenzione, quindi dobbiamo avere le istituzioni che ci portano, eh, a, che portano a educare e a istruire la popolazione. Perché eh, quando si va tra la gente, anche quelli che hanno diciamo, una parte culturale non elevatissima, per fortuna c'è la televisione, c'è il giornalismo. Quindi dobbiamo essere noi in grado di poter educare dove non arrivano. Molte volte le scuole, è chiaro. Eh, noi dobbiamo cercare di far capire cosa fa male e cosa no e come poter moderare determinate eh, criticità eh, nella nostra vita eh, eh, comune. Ed esistono oggigiorno anche dei protocolli eccezionali che se noi abbiamo una sopravvivenza maggiore, abbiamo una longevità maggiore, perché è vero sì, ci ammaliamo di più, ma è anche vero che la ricerca è stata spettacolare in quelle che sono state le scoperte perché eh, cioè sono, ci sono patologie dove eh, una volta che veniva diagnosticata si moriva e adesso invece si riesce a sopravvivere, 3-5 anni, addirittura 10 anni o addirittura si muore per qualche altra cosa poi dopo. Ecco, e non per quello. Parliamo appunto di istruzione e quindi c'è questa grande scuola superiore meridionale dove si darà la possibilità a tanti giovani di essere seguiti e soprattutto di portare avanti il loro talento. Questo diciamo è un grande progetto che mi auguro che possa andare avanti senza avere interferenze politiche. Come ben sapete la scuola superiore è la scuola post laurea. Eh, quindi è come la Normale di Pisa, è come mh, il Santa Chiara, eh, la Sissa di Trieste, ci cioè sono scuole dove eh, chi è laureato e chi è già formato culturalmente può avere la possibilità di continuare a, a esercitare o a svolgere quel ruolo di talento di ricerca, di sviluppo, di, eh, che eh, d'altro canto non potrebbe fare e che dovrebbe trasferirsi fuori e quindi potrebbe essere un punto di riferimento per tanti altri ragazzi che non sanno cosa fare dopo la laurea. Quindi questa scuola superiore che nasce con un progetto, con dei colleghi eccezionali come il professore, eh, il rettore del Federico II Manfredi, il prorettore eh, Nicoletti dell'Università eh, della Campania, quindi da Vampitelli, il professore Cinto e anche l'ex rettore del... Del Santa Chiara, adesso che va a completare il, il quintetto diciamo, del gruppo eh, operativo che deciderà eh, i, i programmi a venire. Il primo anno è andato via con l'istituzione già di alcuni dottorati, quindi è partito, adesso avremo. Eh, Uh, ehm, il tempo di poter sviluppare il, i programmi dottorati anche per il secondo e il terzo anno e dopo tre anni ci sarà la valutazione se questa università potrà essere indipendente o no e potrà essere una grande realtà. Per il nostro Sud. Io mi complimento per tutte queste grandi scoperte e soprattutto faccio i complimenti a tutti i giovani ricercatori che sono allo sbarro. Quindi eh, davvero eh, è un piacere perché grazie a questi giovani, grazie a lei perché li sta guidando davvero straordinariamente, eh, noi abbiamo dei risultati importantissimi. Eh sì, eh, principalmente noi dobbiamo rivolgerci a loro, Chiaro, anzi, io mi devo rivolgere a loro perché i ragazzi e i giovani sono quelli che cambieranno o eh, diciamo, porteranno a quel rinascimento culturale, economico eh, che, eh, di cui abbiamo bisogno in questo momento storico, eh, certamente critico dal punto di vista politico, dal punto di vista eh, economico, eh, e quindi noi abbiamo bisogno di risorse intellettuali, perché i programmi eh, vengono creati dagli uomini. Chiaro, quindi se noi gli uomini non sono all'altezza i programmi eh, chiaramente saranno fallimentari e, e i giovani sono diciamo, quelli che eh, saranno la chiave di svolta e ci porteranno a quel rinascimento eh, di cui noi eh, eh, ci auspichiamo che eh, eh, i grandi protagonisti saranno eh, i giovani del sud, del nostro sud, perché eh, questi giovani sono maggiormente suscettibili alle migrazioni e a lasciare eh, questa zona dell'Italia così eh, produttiva, così forte, che ha dato moltissimo eh, al resto del mondo. Dobbiamo tenere conto che negli Stati Uniti dove vivo 30 anni il, eh, la, la, la grande emigrazione è un'immigrazione del sud. E tutti quegli emigranti hanno poi generato figli che hanno, sono diventati politici, avvocati, medici, uomini eh, economisti importanti, imprenditori di grandissimo successo. Non vedo perché questo non sarebbe potuto succedere da noi. Lei ha lavorato con un grande premio Nobel, James Dewey Watson, e io davvero le auguro di ricevere il Nobel, perché, ma soprattutto per la carica di umiltà che lei ha e soprattutto per questa forza che sta dando davvero non solo ai giovani, ma soprattutto alla speranza che in questo momento sta soffrendo. Io la ringrazio. Chiaramente i premi fanno piacere, però eh, il mio grande sogno è di poter attraverso un lavoro importante, attraverso una scuola così poderosa e forte e eh, un domani poter essere ricordato di aver dato un contributo importante per la, eh, per la qualità della vita e per, eh, per la scoperta di nuovi metodi di diagnosi e terapia di tumore. Nel grande puzzle e la complessità che è quello che è la, eh, è la cellula tumorale. La cellula tumorale noi, a me farebbe solo piacere di essere ricordato, più di un premio darei questo, di essere ricordato, che un piccolo tassello di questo mosaico così eh, complesso sia targato Giordano, Giordano originario dell'agronomia Sarnese di Corbara, di Corbara. Salernitane e quindi sarebbe, sarebbe più importante, lo, lo, lo regalerei il Nobel per quello, per avere questo ricordo importante perché è la qualità del tuo lavoro che rimane eh, non è il premio, è la esatto. qualità del tuo lavoro che rimane. E appunto, io dicevo l'umanità e l'umanità è che quella rimane, la cosa più che, che diventa in, che immortale di aver dato questo grande contributo. Ci saranno ovviamente prossimi progetti che poi sveleremo anche prossimamente. Io, io, mi, io mi auguro di eh, venire in questo splendido salotto. Quindi questa grande accoglienza eh, perché è un modo importante per generare cultura e comunicare, cultura in maniera. Uh, positiva, la cultura è importante uh, ed è necessaria, anche la cultura quando è indipendente è, è ancora più, ancora dicono gli americani, più powerful, ha una forza ancora maggiore, noi dobbiamo impedire che la cultura venga condizionata o finanziata dalla politica, ma che rimane indipendente come la genera lei, quindi queste trasmissioni devono assolutamente avere un impatto non solo locale, nazionale ma internazionale io mi impegnerò affinché anche nelle comunità nostre americane dove esistono molti eh, eh, amici colleghi e altri di origine del sud eh, questo messaggio questa missione sia importante quindi abbiamo una missione eh, in comune, eh, in comune. <ride> Certo, io soprattutto invito a finanziare sempre la ricerca a trovare quelle soluzioni giuste che possono migliorare ovviamente la salute della nostra società. Professore, io la ringrazio, io ringrazio enormemente lei, per ringrazio essere lei. stato qui e ci vediamo per prossimamente. in questa splendida casa del 600. <ride> quindi è questo splendido salotto. Grazie, grazie infinitamente in bocca al lupo. Grazie. E noi ci vediamo alla prossima puntata.